Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione su Telebari e Radio Bari da Barbara Cirillo. In primo piano il maltempo, una vera e propria ondata di freddo, ha interessato in queste ore la Puglia, dove non sono mancati i primi fiocchi di neve nelle zone collinari. A Bari per ora solo pioggia che nel pomeriggio potrebbe intensificarsi con veri e propri rovesci temporaleschi. Le temperature resteranno attorno ai 4 gradi, il freddo persisterà ancora per i prossimi 2 giorni, fino al punto da isolare una vasta massa Artica su gran parte delle regioni centro-meridionali e non sono mancati disagi alla circolazione ferroviaria. Un fulmine caduto sulla linea di alimentazione elettrica dei treni nel tratto tra Ostuni e Fasano ha provocato rallentamenti sulla linea Lecce-Bari. E dopo la pineta di San Francesco, il Parco del Giugno a Bari avrà una nuova area attrezzata nel quartiere Japigia. Stamattina la presentazione dell'opera in una conferenza stampa. Ce ne parla Cristina Ferrini. 18.000 metri quadri di area verde, servizi per i cittadini e un campo di calcio. Sarà edificata tra via Toscanini e via Suglia nel quartiere Japigia, la nuova area attrezzata che darà lustro ad una zona del quartiere lasciata al degrado. I lavori saranno affidati al team di 4 giovani architetti di MM Studio, vincitori del concorso di idee indetto dal consorzio PIRP Japigia. Sono loro i titolari del progetto, scelti tra 26 proposte presentate, tutte in forma anonima. Entro febbraio 2014 dovranno presentare al comune il progetto esecutivo. L'opera costerà 800.000 euro su un budget di 2 milioni di euro. Un traguardo importante per la quinta circoscrizione, ha dichiarato il presidente Giorgio D'Amore, che ha premiato l'ingegno di giovani talenti. I dettagli dell'opera li ha illustrati l'architetto Marilena Lucivero. Japigia acquisterà uno spazio pubblico, un grosso parco, che prevede una serie di funzioni per tutta quanta la popolazione, per i bambini, per gli anziani e soprattutto uno spazio caratterizzato da molta vegetazione. Non ci saranno chiusure, non ci saranno barriere, ci saranno degli spazi molto flessibili per giocare, per ricrearsi, per sostare. Rimaniamo a Palazzo di Città, si riunirà infatti questo pomeriggio il Consiglio Comunale. Primo punto all'ordine del giorno, la questione multiservizi e tra gli argomenti da discutere ci saranno anche l'approvazione del regolamento sui matrimoni civili, il regolamento per l'istituzione dell'ufficio del tutore civico dell'infanzia, il regolamento della consulta comunale delle associazioni familiari e il trasferimento del mercato del sabato nell'area mercatale attrezzata tra Viale di Uguardi e Viale De Laurentiis. Sono pronto al recupero, così Pippo Civati, candidato alla segreteria nazionale del PD ieri pomeriggio per incontrare gli elettori. E non sono mancate le provocazioni a Renziani e Dalemiani. L'ho intervistato per noi Silvia Dipinto. 9,4% ha detto la convenzione, lei dice però non è questa la cifra giusta, ci sarà una grande rimonta. Certo, si chiama recupero. La prima settimana recuperiamo Cupero, la seconda recuperiamo Renzi, e così dividiamo il lavoro in modo organizzato. Il dato dei circoli è viziato da un tesseramento sovrumano, diciamo. Noi non ci siamo prestati a quel ricorso a tattiche, come dire, collettive. Il tesseramento per noi è stata una cosa personale, non abbiamo voluto i 101 e non li vogliamo ancora. Quindi inevitabilmente dentro il corpo del PD facciamo più fatica, ma fuori, tra i nostri elettori, guarda che belle facce che hanno i nostri elettori, vinciamo la grande. Lei ha detto guardo anche ai delusi di Grillo, guardo a Sel. No, Sel addirittura, cioè la mia è una proposta di matrimonio, non ha senso che ci siano due sinistre di governo, che tra l'altro qui governano con il vostro presidente, che siano separate. Non ha senso che noi lasciamo andare Grillo fino al 51%, se ne è accorto pure Enrico Letta che Grillo rischia di fare il 51%, quindi vuol dire che siamo arrivati al pieno, tutti se ne sono resi conto. Bisogna recuperare i nostri delusi e bisogna fare delle battaglie cariche di senso, perché in questo momento il PD parla un po' a vanvera. Qui a Bari è una piazza un po' particolare, si sfidano come capolista Michele Emiliano e Massimo D'Alema. Lei su che cosa punta? No, ma infatti siamo venuti in un cinema perché danno Guerre Stellari. Danno Guerre Stellari, c'è Darth Vader, c'è Emiliano, che non so quale figura possa rappresentare. Io faccio Luke Skywalker, arrivo, li lascio combattere con le loro spade, con il loro. Ho visto che ci sono anche un sacco di riposizionamenti, la torre con Renzi, Mazzarano con Renzi, insomma sono notizie importanti perché chi doveva rottamare alla fine, insomma, mi pare che faccia una raccolta di auto di varie epoche diverse. Noi facciamo una partita completamente nuova che non ha nessun riferimento con queste sfide, anche un po' maciste, diciamo, tra grandi leader della sinistra. Facciamo un altro lavoro.
E ora passiamo alla pagina di cronaca. Ingiurie e minacce contro la moglie durante l'ennesimo litigio. È stato l'intervento dei carabinieri, allertati da alcuni vicini di casa, a portare all'arresto del 35enne di Cassano Murge, accusato di maltrattamenti in famiglia. Negli ultimi mesi l'uomo aveva sottoposto la moglie a continue vessazioni e aggressioni anche alla presenza delle figlie. Per il 35enne sono scattati gli arresti domiciliari. È stato rintracciato a Bari dai carabinieri il 24enne di Molfetta, allontanatosi venerdì scorso dalla sua abitazione. A segnalare la presenza del giovane in piazza Umberto, alcuni passanti che hanno telefonato al numero di emergenza 112. Il 24enne è stato rintracciato dai carabinieri in via Crisanzio, in buone condizioni di salute. Ha raccontato di essersi volontariamente allontanato per problemi legati ai suoi studi universitari. Cambiamo argomento, la Puglia incontra la Russia per un nuovo appuntamento di Enapulian Journey, progetto di promozione delle eccellenze pugliesi. Il servizio. Continua Enapulian Journey, il progetto di promozione delle eccellenze pugliesi fortemente voluto dalla coordinatrice della Commissione Marchio Territoriale di Confindustria Bari e BAT Marina Lalli e finanziato dalla Regione Puglia. Questa mattina buyers russi e imprenditori pugliesi si sono ritrovati all'Uno Hotel Regina di Bari per un workshop incentrato sulle opportunità di collaborazione tra i due stati, con particolare attenzione al settore della moda e dello agroalimentare, perché proprio della cucina e della moda made in Puglia che i russi si sono innamorati, come ha dichiarato Francesco Di Vella, vicepresidente di Confindustria Bari e BAT. In questa circostanza stiamo approfondendo i settori della moda, dell'abbigliamento e dell'agroalimentare, che stanno lentamente entrando in questi mercati di qualità e di prezzo alto. Poiché diciamo, col passare del tempo il gusto si è raffinato e oggi dall'Italia e dalla nostra regione stanno cercando solamente prodotti di gusto e di alta qualità. Gli imprenditori baresi quali prospettive vedono invece nella Russia? E questi mercati, diciamo, hanno tutta la voglia, la volontà di aprirsi, perché certi determinati prodotti li facciamo noi e solamente noi in Italia. Il 28 novembre il via alla quinta edizione di Bari Unplugged, il festival dell'energia che sposa la musica. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione del progetto. Sentiamo. La musica non è mai stata così piena di energia e per dimostrarlo il 28 novembre prenderà il via la quinta edizione di Bari Unplugged, una 4 giorni interamente dedicata all'implementazione delle politiche energetiche da fonti rinnovabili. E quale miglior mezzo di promozione e diffusione della musica? Fino al 1° dicembre a Bari non solo rispetto del pianeta ma anche tante iniziative musicali, a partire dal concerto di venerdì 29 al Tati di Serena Brancale e Carolina Bubico, con un ospite d'eccezione, Nicolò Fabi. Sabato e domenica invece all'interno dell'Hotel Central saranno allestite 8 salette espositive che ospiteranno il Bari Unplugged Hi-Fi Vintage Show. Gran finale domenica 1° dicembre con la quinta mostra del vinile da collezione, che riunirà nella sala Murà ben 38 collezionisti provenienti da tutta Italia. Bari Unplugged vede la collaborazione dei giovani imprenditori di Confapi Puglia, del Comune, della Camera di Commercio e del distretto produttivo La Nuova Energia. La direzione artistica è di Vito Sant'Amato, Telebari e Radio Bari invece i media partner dell'evento promosso dall'associazione Futuro Presente, il cui presidente Sergio Ventricelli era presente alla conferenza stampa. Innanzitutto vi ringrazio perché il vostro gruppo è il nostro media partner, quindi abbiamo questa bella collaborazione con Telebari e con Radio Bari, grazie. E il quinto appuntamento, già questo lo dice tutta, perché in questo territorio non è facilissimo portare avanti le cose, no? C'è qualcuno che dice non chi comincia ma chi persevera. Ci stiamo provando, l'idea è sempre la stessa, cioè quella di unire l'industria creativa, quindi l'innovazione riservata soprattutto al settore delle rinnovabili, con la musica. E questo era il nostro ultimo servizio. Ora diamo uno sguardo alle previsioni meteo per le prossime ore. Cielo coperto con piogge, temperature massime comprese tra i 4 e i 6 gradi, venti di tramontana e mari molto mossi. In chiusura, come di consueto, vi ricordo i nostri siti internet telebari.it e radiobari.net e per tutte le vostre segnalazioni il nostro indirizzo di posta dedicato info@elsegnodizorro.it. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito.